Un'inutile polemica politica, quella scatenata dalla Lega Nord sulla questione pediatria Faenza. Questo è il parere del sindaco Malpezzi, che sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale sulla vicenda. La Lega Nord qui a Faenza ha risollevato il problema pediatria. Partiamo dicendo a che punto siamo. Beh, intanto voglio premettere che la Lega Nord l'ha risollevata in maniera del tutto strumentale. Non ci sono modifiche sostanziali rispetto agli impegni presi nel momento in cui è stata riattivata l'assistenza in reparto dopo le note vicende che hanno visto contrapposta anche l'amministrazione comunale nei rapporti con la direzione sanitaria. A che punto siamo? Siamo in una situazione dove nel reparto di pediatria viene assicurata una osservazione breve e intensiva, che si tratta di una tipologia di assistenza che non può superare le 36 ore, ovviamente è riferita a patologie che possono essere trattate nell'ospedale di Faenza, mentre l'altra problematica significativa è che i ricoveri per interventi chirurgici o ortopedici di minori possono avvenire laddove ci sia una degenza notturna soltanto in reparto di chirurgia o di ortopedia. Questo chiaramente non è il massimo rispetto a conquiste fatte negli anni dal nostro ospedale. La conquista è di poter assistere i minori in un reparto dedicato con personale specificatamente formato. E per questo la nostra richiesta, fatta fin da subito alla Regione, di poter ripristinare tramite una modifica della delibera del 2011 che ha imposto la presenza H24 in reparto di un medico specialista, possa essere modificata alla luce un po' dell'articolazione delle nostre strutture sanitarie faentine, lughesi e ravennate. E quindi siamo in una fase di attesa da parte della Regione, che in questi mesi sta rivedendo un po' tutto la struttura organizzativa, degli standard ospedalieri tramite anche il nuovo regolamento che è stato approvato a fine novembre. Stiamo attendendo quegli strumenti di programmazione che possano consentire al nostro ospedale di dare un'adeguata assistenza pediatrica ai nostri bambini. Vi sentite quindi di non aver mancato alla promessa fatta? Io ho preso un impegno e lo sto perseguendo insieme col nostro consigliere regionale Emanuela Rontini nelle giuste sedi, nei giusti modi. Poi il confronto politico porta ad alzare i toni e usare anche i mezzucci per poter acquisire visibilità e consenso.